Buon salve a tutti quanti ragazzi, pronti alle sataniche avventure di DuelTube Channel su Ladder? Che è un'idea che mi passava un pochettino per la testa, ma non sono mai riuscito ad attuarla e sto cercando un pochettino di attuarla perché ho giocato pochissimo ad Arena e sono tipo sceso al livello più basso possibile immaginabile. Quindi mi sono detto, registriamoci mentre saliamo dal livello più basso immaginabile ai livelli sempre meno più bassamente immaginabili. E siccome oggi avevo la quest delle magie nere, ho tirato fuori, ritirato fuori il mio classico mono nero agro che potete vedere qui in sovrimpressione, da qualche direzione, a seconda di dove metterò questa finestra, e ho deciso di giocare questa versione. Credo sia un pochettino aggiornata rispetto alla precedente versione che avevo proposto in questo video, che potrete vedere tipo qua sopra o di là, non lo so, dipenderà ancora da dove metterò questa finestra, ripeto. Sono due sciacalli dei rottami. Mi pare che prima ce ne fossero quattro per mettere dentro due atti spietati. Ok, quindi giochiamo e niente, giochiamo. Siamo bronzo 3, dobbiamo salire verso l'infinito ed oltre. Chissà se ci arriveremo. Questa mano. No. Però è bello che partiamo per primi e devo ogni volta ricordarmi di mettere sulla musica perché sennò non la metterò mai. Cioè, io di solito gioco senza musica. Vabbè, questa la molleghiamo perché questa è bellissima invece. Ci togliamo una landa, tre lande, removal, due drop a uno, bellissima. E ok, tra l'altro dicevo, partiamo per primi che è figo. Ho voluto partire con questo mazzo perché, boh, è uno di quelli che mi piace di più. Però poi in realtà c'è anche un sacco di potenzialità di scelte. Perché a me piace costruire sempre robe nuove. Quindi. Ah, ho temuto che fosse fare brutti. Quindi in realtà lo scopo di questa serie di video è giocare insieme. Commentare magari un pochettino, darsi qualche idea su come migliorare e far crescere questi mazzi. Poi a un certo punto inizierò anche a giocare tipo Best of 3, tanto per complicarci un po' le cose. E provare un sacco di mazzi diversi, fare un sacco di cose, vedere gente. Ah, ok. Allora io potrei attaccare, però quello mi para, mi uccide il 2-1. Devo ucciderlo in ogni caso, in realtà, perché poi quello attacca e mi ritira e ruba pensieri che vorrei evitare che lo facesse. Quindi niente, siluriamo subito su coso e meniamo per 3. L'alternativa era provare a menare solo col vampiro e in caso pompare per farlo crescere. Però, ripeto, non voglio farlo attaccare e fargli rifare ruba pensieri. Quindi niente. E ma che palle però, posso dirti, va bene, va bene, quindi, bella questa, allora, io potrei giocare il cavaliere, che così posso fare tipo doppio blocco e uccidere quello, però lui ha sempre la removal e il rubapensieri in cimitero, quindi scartino, gli togliamo un'eventuale minaccia e... Ah. Vabbè, Krozaval al cimitero. Liliana può diventare un problema, ma lui ha tre lande. Io gli tolgo il peschino. Che va un po' contro quelle che di solito sono le mie regole di gioco. Però col peschino può trasformare tipo Krozaval e l'eventuale prossima pescata o Liliana in altre cose. E io voglio rallentarlo. Cioè adesso non posso attaccare, va bene. Però lui adesso farà crozza, mi toglie la carta in mano, esatto, perché probabilmente l'hanno pescato landa, e va bene. Attacca con l'arcanista e mi fa la removal, perché ovviamente fare lo scartino non ha senso, quindi sticà, va bene. Quindi io giocherò adesso il cavaliere per parare, oppure... Oh! Allora, ci sono diverse opzioni. Qui potrei rianimare lo sciacallo, giocare il cavaliere per parare, ma lui ha una che poi diventeranno due carte sconosciute in mano e potenzialmente a un certo punto rianimerà Crozza. Quindi io passo. Lui attaccherà, molto probabilmente cercherà di far triggerare l'arcanista per fare ruba pensieri e gli faccio perdere due vite e glielo uccido. La vita è brutta, però va bene. Va bene. Vabbè,
E mo basta veramente però. Cazzarola. Vabbè. Cavaliere. E almeno non sta pescando le lande. Quindi sono un po' preoccupato per quelle due misteriose carte in mano. Che siano tipo altri drop a 5 o a 4 superiori al. Non lo so, vabbè. Ok. Questa è figa. Questa è figa. Perché tanto sono a top deck. Quindi ci posso pescare. E quindi. Va bene. E quindi. In realtà cioè, non avrei dovuto attaccare. Cioè, nel senso, sì, io potevo attaccare se decidevo di utilizzare il deserto per uccidergli l'arcanista, ma non erano i miei piani. Io volevo pescare a fine turno. E va bene. E ho anche miscliccato, non ho nemmeno pescato a fine turno perché l'intelligenza non è mai stato il mio forte, ma va bene, insomma, devo anche recuperarci un pochettino la mano. Questa non è male come pescata, però, perché posso comunque fare questo tappato e pescarci a fine turno. Quindi va bene. Potevo anche rianimare lo sciacallo, però tanto veniva parato da quello che è un 1-3, quindi cioè non avrei messo proprio tutta sta race. Fammi pescare. Vabbè, va bene. Ci sto. Rankle, mio eroe. Lui è arrivato a 4 lande, quindi. Se io le faccio scartare. Scartare e sacrificare. Lui poi è il necessario per fare crozza. Però sti gran cazzi. Perché comunque Rankle vola, quindi. Crozza mi fa 3 danni. Però lui va tapped out, praticamente si svuota il cimitero. Aspetta, cosa? E me lo dici adesso? Anzi no, ancora meglio, questo me lo riprendo in mano. Tanto Crozza me lo scarta. Così non perdo vite. Tac! Genius. Se sentite il rumore di sottofondo, stanno tagliando l'erba fuori casa e ho anche acceso il ventilatore. È al minimo in fondo alla stanza. Spero che non si senta, però mi aiuta a vivere. Quindi vi prego di essere compiacenti per questa cosa. Ok, vabbè. Quindi non ho preso vita. Sì, boh, forse in realtà quelle 3 vite potevo anche perdere, ma va bene, insomma. Ok, quindi vuol dire che lui comunque tipo potrebbe tirarmi Liliana adesso, però. Intanto risolviamo questo turno. Attacco con Rankle. Scarta, sacrifica. Potrei anche pescarci sopra. Anche se in realtà ho i castelli giù. Quindi va bene. Quindi ci può anche stare. Scarta, sacrifica di sicuro. Non vorrei farlo pescare oltre. Vediamo cosa scarta intanto. Che poi tra l'altro ho anche due cose al cimitero. Ha scartato la Liliana. Ok. Io ho 6 mana, che sono giusti i mani necessari per fare. Questo ritorna in gioco. Questo ritorna in mano e in gioco. Perché sì. Perché sì. Ok, vediamo cosa intende fare. Perché sono un po'. Ok, potrebbe fare terra rianimino, però non c'è molto da rianimare. Ok, quindi penso che risolvere al looting concede. Va bene, tanto ho 5 danni di danni comunque. Ero ancora un pochettino in rodaggio. Però, insomma, mi sono ripreso alla grande. Anche perché mi piace come mazza. È aggressivo, ma comunque con la parte controllosa che a me piace, con gli scartini e il remover che mi permette di vedere cosa hai in mano, capire un pochettino la strategia e tutto quanto. Mi piace. Fondamentalmente, l'idea, le idee, gli obiettivi che stanno dietro a questa serie di video sono vedermi giocare. Discutere un pochettino sulle giocate che faccio, sulle scelte di deck building che comporto e quindi poi col tempo migliorare le cose. Provare mazzi diversi e niente, avere un po' di discussione a riguardo, mentre io cerco di arrivare in cima alla classifica delle classifiche. Non è brutta. Io la tengo perché comunque tra drop a 1 ho pescato la seconda landa che è molto importante e quindi mi basta arrivare tipo alla terza landa per appoggiare giù il 4-4 volante trample di terzo
Che tipo, cioè, tipo cioè, è bellissima, io la adoro questa cosa. Stiamo giocando contro Gruul. Ah. Va bene. Allora, siccome tutte le removal del mondo penso che ne avrò bisogno, io intanto attacco. Se lui trada, bene. Se non trada, gioco il vampiro e mango stappato per il Fatal Push. Perché ho l'impressione che avrò bisogno di tirare molto presto quel Fatal Push. Quindi ci sta. Ci sta. Emissaria? Emissaria, ovviamente. Ovviamente. Trigger, trigger, trigger. Cosa mi giocherà? Una removal o una creatura? Una creatura! Che, boh, in realtà mi va anche bene come cosa. Se facevo una removal mi riduceva il potenziale di aggressione. E invece così mi va bene. Allora, poi ci sono due di costituzione. Quindi potenzialmente il 2-1 potrebbe morire parato da uno dei due. Quindi diamo il Fatal Push e togliamo uno dei due. Così in questo modo mi tocca, ma tipo sacrifico l'1-2 per poi mettere giù lo spawn. Oppure faccio ancora la porcellata, gli faccio il barbatrucco e gioco la terza landa, così per fargli capire che posso pompare il cavaliere. E quindi perderebbe solo lui la creatura. Lui potrebbe non parare. Io gli faccio quei 3 danni e poi tac! Gli appoggio lo spawn. Lo fa. Lo fa. Grande. Ok. Mi piace come cosa. Mi piace. Mi piace. Una volta che ho appoggiato giù quello mi sento veramente più sicuro. Anche perché ho ancora removal in mano e un altro spawn. Che sono carte importanti, cazzarola. Sono veramente importanti. Va bene. Non mi ha ancora tirato nessun tipo di removal che la trovo figa come cosa, non ha neanche attaccato, quindi è una modo di gestire. Oh, sexy cazzo ragazzi. È veramente sexy come cosa. Allora, io volo. Volo perché fa triggerare il cavaliere, poi penso che appoggerò giù lo scheletro, mi tengo aperto con la removal. E direi che sto in una buona posizione. Perché adesso il coso è un 2-3. Ah, ok, perfetto. Ottimo, figo, figo, figo. Potevo anche tirargli tipo il cavaliere in risposta. Il Murderous Rider in risposta al trigger del Voltaic Brawler. Che diventa un qualcosa. Un 4-3 travolgere. Ad esempio. Oppure tipo vedere a seconda di come attacca. Magari in risposta a un eventuale Bracelama. Però, vabbè, insomma, ok. Forse effettivamente l'avrei tirato. No, forse all'inizio della combat ancora per diminuire eventuali creature da bracciare. Adesso a 4 terre, no, quindi in realtà conveniva prendere danni, rimanere aperti, poi tirare il cavaliere per togliere eventuali bloccanti o removal, tipo col Domri Ambush, fargli una risposta a qualcosa. Però va bene, insomma, mi piace questo mazzo, mi piace veramente tanto. Quindi, ok, dobbiamo vincere questa e saremmo già saliti di un livello. Removal push, cioè scarto push, altro scarto, due spawn e due lande. L'avversario parte per primo. L'avversario parte per primo vuol dire che se sono creature noi possiamo rispondergli col Fatal Push. Parte per primo potremmo aumentare le possibilità di pescare lande e comunque giochiamo 12 drop a 1. Boh, la proviamo, potremmo effettivamente provarla a vedere come risulta fuori poi questa cosa. Perché alla fine, se non gioca creatura, gli facciamo lo scarto, capiamo cosa gioca, capiamo come rispondere dietro. Cioè, se fosse tipo un control con tante risposte, tipo Jeskai, sarebbe un po' un problema. Perché così, però, no, infatti, forse conviene mulligare. Infatti. Mulligando, possiamo permettere anche dietro una landa. Perché ripeto, parte lui, quindi insomma, ora del terzo turno, secondo me la terza landa l'abbiamo pescata. E vediamo un attimo. Questa è una mano molto migliore contro un mazzo molto aggressivo. Ah, sono contento di aver pescato la terza removal. Ok, allora non aggrediamo più. Piano B, non aggrediamo più e gli spacchiamo subito queste cose. Perché sicuramente avrà tipo un sacco di counter e gli istantanei che gli danno antimalocchio, dobbiamo ucciderglielo subito. Strano che ci sia il verde, perché di solito questi mazzi qua sono monoblu. Ok, questa non me la stavo aspettando. De devo essere onesto.
e gliela devo anche tirare subito perché fa lo stesso discorso di prima, se countera o lo protegge, tra l'altro diventa anche più grande, quindi dobbiamo tirargliela subito e va bene così. Brainstorm, Madonna, brainstorm. Non avrei mai pensato di essere su un gioco, un simulatore di Magic con tipo una decina di espansioni e vedermi fare contro Brainstorm. No, sono anche più di una decina di espansioni, però avete capito. Avete capito. Allora, potrebbe essere un rimbalzino o un qualcosa che gli dà antimalocchio. Però non abbiamo visto la terza landa e quindi stica. Va bene, se gli fa l'aura più uno e pesca quando fa danno, non l'ha fatta. Ok, raga, sono molto felice di questa cosa. Sono molto felice di questa cosa. Allora, potrei fare lo scartino, vedere cosa ha in mano, capire come giocarci intorno. Oppure attaccare, vedere cosa succede. Se para in realtà potrei anche essere contento. Cioè, anche se non para in realtà. Ho un sacco di opzioni da fare. Però quell'un mana libero solo che, cioè, la creatura gliela devo fare adesso. Se è un rimbalzino, è un rimbalzino. Però se è un counter, preferisco appoggiarglielo subito qua, quindi va bene. Ok. Figo. Vi dirò. Se attacca con il tritone, io domando scusa. Ok. Ma vabbè, ci sta come cosa. È un po' complicata, ma va bene. Va bene. Potrei fare scartino e cavaliere. Che tanto l'un danno gliel'ha già fatto. Mi servirebbe quella quarta landa, perché potrei tenermi aperto per il Murderous Rider, ma va bene. Due carte, cioè con un mana solo non può counterare. Potrebbe tipo fare uno spell pierce, ma i due mana ce li ho. Quindi va bene. Ok, al spell pierce a quanto pare. Che ci può stare, mi fa sprecare due. Ancora brainstorm. Adesso quei colori sono diventati un po' importanti, se devo essere onesto. Va bene, allora vediamo cosa ha in mano. Avevo lo. Va bene, avevo lo spell pierce, ha concesso, siamo saliti di livello, penso sia il caso di non farsi troppe domande. E non farsi troppe domande. Ok. Siamo saliti di livello, che era un po' l'importante, era un po' la parte conclusiva di questo video. Ok. Se avete tipo qualche suggerimento sui mazzi eventualmente da scegliere, queste sono un pochettino le robe che ho montato, poi magari posso montare altre cose, posso migliorare queste cose. A un certo punto, ripeto, vorrei anche giocare al Best of 3, quindi magari qualche idea per il side in più potrebbe essere carina. Fammi un attimo rivedere. Ok. Ah, ok, questa era la mia versione di UR Prowess. Da Historic, concettualmente, boh, potrebbe anche essere carino da giocare una qualche volta. Perché ho preso purtroppo questo vizio di non nominare alcuni mazzi. Questo Grixis Control, Grixis Bolas, Grixis tante belle cose questo Grixis. Grixis cose, decisamente. Boh, anche questo può essere un'idea, un mazzo da provare più avanti. Quindi. Boh, avete visto un pochettino le varie opzioni che ho da offrire. Ci vediamo la prossima volta.